Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Eccoli! Ha piovuto anche oggi, ha piovuto, sì. Però Diego, da domani qualcosa me la vale? Dai. Tutte e due, no, perché in te i capelli li ho notati. Sono anche andata tu. Anch'io. Ah. Sono andata anch'io. Io ho fatto solo la piega, tra. No, io ho fatto tinta. Vero, adesso si vede. E piega. Bella, una bella tinta. No, adesso che guardo. Però capisci, cioè, se ti lamenti e poi non noti neanche i cambiamenti. Vabbè, ma io ragazzi, ti dico, Diego, questa storia è difficile da gestire. Però non potete fare i capelli per me. No, no, ma almeno tu accorgitene. Però. Cioè, così come ti accorgi che facciamo schifo, che vi, vi guardo adesso bene per la prima volta. Vabbè, abbiamo già un vocale che è arrivato, sì. Così apriamo le danze. Progetti d'amore, ecco. Ciao, mi chiamo Elena da Narni. Che bel nome. In auto, dentro un treno, oppure sopra un tram. Sono cosa flauto. Mangiamo a cena, restiamo a bere al bar. La ridi solo tu, è il tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Diego. Buonasera. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Ciocca e buonasera Giada. Benvenuti a Pinocchio, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Allora ragazzi, che cos'è Progetti d'amore? La settimana scorsa Diego tu non c'eri, eri a camminare in Sicilia per il tuo cammino, è venuto Emi come ospite terza voce. Oh che bello. Sì, ha dato il suo punto di vista, siamo stati molto bene. Era un martedì strano perché era un po' un giorno di festa in realtà. Era il giorno che precedeva il primo maggio. Però è stato interessante, abbiamo sentito tante storie, abbiamo avuto degli aggiornamenti da Simone. Il martedì che cosa succede? Che cos'è Progetti d'amore? È una puntata in cui noi apriamo uno sportello per sentirvi raccontare le vostre vicende amorose, sentimentali, a qualunque punto esso sia. Cioè, avviatissimo oppure quasi inesistente. Sì. O anche finito da poco, tutte le questioni legate al mondo sentimentale, si va dalle emozioni alla gelosia, al stare tutto il giorno a controllare gli ex cosa fanno, al non capire i messaggi che ci vengono mandati, anche se a volte sembrano chiarissimi perché sono proprio parole. E poi tutte le prime uscite col bel tempo che non si è ancora visto, comunque di base no, la gente prende degli appuntamenti, ci si deve presentare, per cui abbiamo tutta una serie di opzioni. Noi cosa offriamo? Ascolto e un parere che poi voi puntualmente fate di testa vostra, sparite, ci ghostate, tranne alcuni devo dire che invece ci danno delle soddisfazioni. Uno tra questi è Simone, ragazzo innamorato della cassiera del supermercato dove va a fare la spesa. Adesso innamorato è una parola grossa, preso, però quella roba gli piace. Volevo aggiornarti del fatto che lei è non l'ha vista per un po', effettivamente è stata in vacanza. Ah, vedi? Sì. Avevamo detto. E è tornata con capelli molto corti e tatuaggio nuovo, il che potrebbe voler dire è lasciata qualcosa. Che forse si è lasciata. Cioè, quando una donna cambia i capelli, esatto. Voi mi insegnate. Ma voi mi insegnate, Diego, secondo me è un po' una roba che si, non lo so. No, però statisticamente coincide con voglia di cambiamento. Sì. Ecco, sì. Più che altro lei sembrava particolarmente simpatica e disponibile. Sì. Dai, vediamo se disponibile inteso a conoscersi, a con un atteggiamento, un'attitudine nuova un po'. Quindi allora lo sentiamo a breve. Per il resto forse abbiamo degli aggiornamenti su una prima convivenza e poi tutto ciò che di nuovo arriva con grande entusiasmo da parte nostra. Vi accogliamo tra le nostre braccia. Sì. Vuoi dire il claim? Non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni di cuore le prendiamo. No, ho sbagliato. D'amore a cuore. Solo tre parole. Solo il cuore e amore. Non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni d'amore le prendiamo a cuore. Oh. 347-342-5220. Non vale la pena stressarsi. Parliamone. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Para che me voy a enamorar.
successone questo primo pezzo. Johnny Rivera, No vale la pena. È arrivato questo vocale. Io sono una maestra di scuola dell'infanzia e al mattino la metto ai miei bambini e li faccio ballare. Ci siamo io, una bambina che è Ale. Ciao. Che meraviglia. Ciao. Brava. Sì. E c'è gente che piange, Carmelo piange quando sente questa canzone, amore. È arrivata addirittura in studio la Cristina Toscano per ballarla con Diego. Sì, tra l'altro è una canzone proprio che rappresenta l'amore, perché la musica è molto divertente, il testo è dolorosissimo, perché dice non vale la pena innamorarsi perché si soffre e basta, ma certo. Cosa vuoi, è questa giostra qua l'amore. Allora, a proposito di giostre, abbiamo al telefono Mattia. Ciao Mattia. Ciao Pina. Ciao. Ciao. Ciao Mattia. Allora, lui mi ha contattato perché dice ho un appuntamento, un primo appuntamento con una persona conosciuta su un social. Ok. Okay. E mi ha fatto molta tenerezza, perché dice non so niente, non so come vestirmi, non so che profumo mettere. Dice ho solo le 10 domande di Diego. Quelle famose 10 domande per conoscere qualcuno. Ah, sì. Che hai fatto bene a segnarti comunque. Anche perché noi le abbiamo dimenticate. Sì. Ma neanche io che le ho lette me le sono dimenticate. Bravo Mattia. Però mi faccio andare a recuperare la puntata proprio per leggere le domande. Bravissimo, oh, bravissimo. Carino. Quindi, come siamo messi? Male, malissimo. Perfetto. Cioè, perché non c'è stato questo primo appuntamento? Mi ha fatto buca. Ah. No. Ah, ma tipo che non si è proprio presentata? No, tipo che mi ha detto, eravamo rimasti che ci dovevamo vedere martedì, cioè oggi. Okay. E gli ho scritto all'ora di pranzo, ho detto ma per stasera è tutto confermato, e mi fa no, mi dispiace, ma purtroppo è sovraggiunto un imprevisto, non ci possiamo più vedere. Ok. Vabbè, però non è proprio buca, cioè se c'è un imprevisto. Oddio, il discorso è che negli ultimi giorni è diventato molto fredda, molto monosillabica. Perché nel frattempo, allora, voi vi siete conosciuti sui social, avete cominciato a scrivervi, all'inizio ti sembrava ci fosse interesse e poi ha smesso di risponderti. Sì, da sabato, da domenica è proprio sparita. Allora, se c'è da dire che quando uno parte con è sopraggiunto, parte con quelle frasi fatte proprio da ufficialità che ti fa un poco, cioè rendono paradossalmente meno credibile la cosa, c'è, no? Però da dire che giustamente uno fino all'ultimo può tirarsi indietro. No, ma certo. E devo dire che rispetto a chi fa veramente ghosting, cioè che proprio sparisce, oppure tu vai all'appuntamento e non si presentano, qua c'è stata una visaglia. Perlomeno questo. Partiamo dalle cose positive, perché il piccolo Mattia ha bisogno anche di delle No, ma certo. Ma hai degli altri match in corso? Al momento no. Ok. Allora, poi io gli ho scritto anche ma facciamo un altro giorno, lei mi ha risposto questa settimana sono abbastanza impegnata. No, basta, molla il colpo. Guarda Mattia, secondo me se proprio fra 5-6 giorni le scrivi ciao giusto perché vuoi toglierti lo sfizio, perché il cervello ti dice scrivile ancora, ma mi sento di dirti vola altrove. Qual è il problema? Vai altrove. Quello, perché io poi sono uno che vuole la verità, quindi ma perché così? Ma poi la verità è che sembrare, ma non ti conosce, quindi magari è cominciata in un modo e poi lei è scemata e via. O magari nella vita di lei sono successe delle cose tipo incontrare un'altra persona, che ne sai Mattia, cioè comunque non è per forza dovuto a come tu ti sei comportato, anche perché non vi siete neanche visti. Guarda, ti leggo un messaggio che è arrivato ora da Veronica, che dice ho bisogno di un consiglio. Senti Mattia, dice sono uscita con un ragazzo due volte. Mi sembrava ci fosse feeling e invece come unico modo per uscirne ha usato il ghosting, cioè si è dato, è sparito. La mia domanda è, lascio perdere o mando un messaggio per mandarlo a quel paese? So che la prima alternativa è la migliore, ma questa cosa mi fa ribollire il sangue. Il problema di queste situazioni è che il vero dramma di queste situazioni è che ti tengono agganciato. Resti impigliato. Sì. Resti impigliato. Per cui è evidente che lei fa una domanda alla quale si dà già una risposta. Lasci perdere. Certo. Però ti scatta quella cosa di dire ma perché? Voglio sapere.
è là che si perdono le energie, la fiducia in se stessi poi fondamentalmente, perché diventano tutti dei meccanismi in cui ci si indebolisce tanto. Ora, non è facile, non è che lo sto dicendo come dire uno lascia perdere è facilissimo, no, no, però non dipende da te, è una prassi comunicativa che è in atto in questo periodo storico. Sì, secondo me c'è sempre abbastanza stata, ora un nome Però se posso dirti sì. Ma sì. Se posso dirti, Mattia, oggi che non uscirai con lei, ma che comunque un look l'avevi pensato, chiama un amico e esci a bere una cosa. Sì. Cioè, capito? Okay. Sostituisci la... Che look avevi pensato? Infatti. Senti, una jeans semplice, sì. Una maglietta molto basic, monocolore. E il profumo avrebbe fatto tutto. Il tuo posto, stupendo, okay. Mattia, il programma non aveva falle, no. Peggio no. Per lei, te lo dico, perché quando è il profumo a fare tutto siamo a posto così, certo. Mattia, rimaniamo amici e ci sentiamo quando hai aggiornamenti, va bene? Certo, è stato un piacere sentirvi. Un bacione veramente. Enorme, ciao. In bocca al lupo, Crepi, grazie. Ciao, bella. Ciao. Ciao. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:32 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Io ho il cuore che mi scoppia, al telefono c'è Simone. Simone, ciao. Buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Allora Simone, l'Italia aspetta il martedì per avere aggiornamenti. Non sai quanto mi sei mancato settimana scorsa. Allora, Simone è un ragazzo pure tu, Diego. È un ragazzo molto simpatico. Che ci ha contattato ormai un po' di tempo fa. Sarà passato un mese almeno. No, di più. Da quanto siamo in ballo, sì. Simo? Un paio di mesi. Non lo so, sì, forse 2 mesi pieni. Mamma, sì, come sì. Sei le... Come vola il tempo. Vedi, amore. Allora, Simone, in realtà si è invaghito di una bella ragazza che fa la commessa presso il supermercato dove lui va a fare la spesa. E ha sfinito tutti i suoi amici in monologhi in cui raccontava le vicissitudini di appena appena uno scambio di sguardi, perché all'inizio siamo partiti esatto. Proprio dal niente sì. Dal niente, certo. Cioè eravamo da proprio in alto mare No, anche perché tu tendi a far poco sì. Per cui... esatto. No, lui però si fa fare i tarocchi da degli amici che non li sanno fare, cioè lui comunque delle iniziative le prende sbagliate, ma che c'è? No, non diciamo che non sanno fare i tarocchi, che poi se la prendono con me, non è vero, no, infatti, no, infatti sei tu che magari li hai capiti male, comunque ho voluto capire male, che bravo, bravo Simone. Fatto sta che settimana scorsa, dopo essere un po' sparita dall'orizzonte, perché in realtà era in ferie, l'hai esatto. Ritrovata con capelli molto corti e un tatuaggio nuovo. Un tatuaggio. E questa cosa ci aveva un po' riempiti tutti di speranza, per cui sì. Sentito dire, per cui le ragazze che cambiano il taglio di capelli è perché si sono lasciate. Ora sarà vero, non sarà vero, però siamo rimasti qua. Ci esatto. Sono novità? Sì. Cioè, nel senso, se questa puntata avesse un titolo, la chiamerei finalmente. Oh! Che cosa ci questa, stai per dire? Questa puntata ha un titolo ed è finalmente. Esatto. Allora, sono andato a fare la spesa. All'inizio sempre quelle solite cose, ciao, come stai, che dici? A un certo punto mi fa, l'ultima volta che sei venuto, ci ho pensato, cioè nei giorni dopo ti ho pensato. Ho detto, perché? Lei mi ha detto, ho pensato che ti avevo perso. Ho fatto, in che senso? Cioè, probabilmente ho capito male io questa frase, però sicuramente mi ha detto che in realtà ha perso il mio numero. Ok. Perché a un certo punto un'amica le aveva dato il tuo numero di telefono, che vero? Lei quindi ha conservato, realtà, cioè non l'ha buttato. Non lo so, cioè in realtà gli ha dato prima la mia conquilina e poi l'ho dato io a distanza di mesi. Giusto. Però okay, non giusto. Mi ha mai scritto. Sì. Non mi ha mai scritto, sì. Invece oggi, oggi stamattina mi ha detto guarda, probabilmente ho perso il tuo numero, non lo trovo più. Io per fortuna avevo un bigliettino e la penna con quale stavo scartando le cose che compravo, insomma, cioè il bigliettino. Sì, la lista della spesa, certo. Esatto. Tu vai con la lista e spunti, vabbè. Ti dico solo, si è fermato l'ufficio, firmato Clotilde, cioè la gente smette di lavorare, ok. E niente, io ho fatto, quindi che devo fare? Ti devo ridare il numero? Beh, e lei mi fa, sì, magari. E quindi gli ho scritto il numero su un bigliettino, cioè su quello che c'avevo la lista della spesa, e gliel'ho dato. E gli ho detto, guarda, io domenica non lavoro.
E lei, cioè io in quel momento non ci stavo capendo più niente. Certo, caro. Io amore, solo, certo. Lei diceva solo cose a caso, io capivo solo 7, 18 e 20. 7, 18 e 20, ho fatto ok, quindi stacchi alle 18 e 20. E lei mi ha detto, no scusa, ma io sentivo solo 2, 18 e 20. Io ho detto ok, sì, quindi stacchi alle 18 e 20. E lei mi fa, no, stacco alle 2, faccio 18 e 20 che è? E mi fa i soldi che mi devi dare. Amore, il 18:20 era il conto della spesa. Sì. Non capiva proprio più niente. Quindi... No, no, lei praticamente quindi stacca alle 2 e mi ha detto dai, allora ci vediamo il pomeriggio. Quindi spero mi scriva a breve, insomma, oggi quando stacca o nei prossimi sì, ma tanto giorni, tu ripasserai quindi... di lì. Però dico, ma vi siete detti un giorno? Sì, domenica alle 2. Lei stacca alle 2. Lei stacca alle 2. Sono anch'io come lui alla cassa. Lei praticamente, se lui ha capito, lei gli ha detto domenica stacco alle 2. Quindi ci vediamo domenica pomeriggio. Oddio, stupendo. Esatto, oddio, Simone, dobbiamo già pensare a dove portarla. Beh, delle cose da fare. Allora, dipende se lei deve tornare a casa oppure partite direttamente al termine del suo lavoro. Per andare dove? A mangiare. Se stacca alle 2 sì, a pranzo, perché vabbè, no? Ma insieme la porta è un posto informale, carino. No? Non lo so, io perché sono fan dei picnic, cioè nel senso, se domenica ho quel tempo, vabbè, faccio la spesa da lei. No, vabbè, sulle mani per Simone! Cioè, tu vorresti fare la spesa lì tipo alle 13:50. Esatto. Preparare tutto fuori col cestino e dire dai, ora si va a fare il picnic. No, vabbè, ma sì, è divino. Potrebbe essere un'idea, no? Sì, no, vabbè, bellissimo. Ma vabbè, stupendo. Un posto bello, ma poi a Roma ci sono dei bei parchi, no? Sì, sì, no, comunque qua vicino abbiamo Villa Torlonia, quindi comunque... Stupendo. Ottimo. Stupendo. Sì, sì, sì. Allora, hanno già trovato il titolo del tuo film, 18, del tuo libro, 18 e 20. Qualcun altro propone chi la dura la vince. Ma comunque vabbè, è un no, ma per fortuna questa volta ha fatto lei, diciamo, il passo. Certo, ma, sì, ma si vede che poteva farlo. Si vede che, diciamo, che come qualunque cosa sia accaduto, è cambiato qualcosa. È cambiato qualunque qualcosa. Esatto, allora, esatto, adesso poi vero, pensiamo anche a un piano B se dovesse piovere, ma speriamo di no. Però la tua idea è stupenda. Io non vedo l'ora che sia martedì. Mamma, che felicità. Guarda, io non vedo l'ora che sia domenica. Poi... ci credo. Dai. Bello fresco, eh? Ale, così proprio, così come sei tu. Va bene? Assolutamente. Un bacio, che a bel voi, passo avanti. Ciao. 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 Mamma mia. Aretha Franklin su Radio DJ. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'abbiamo fatta finire. Sì. No, perché era un parlare fitto fitto di Simone. Ascoltando i vostri messaggi. Stiamo sognando occhi aperti. Un paese pacificato in tutte le problematiche che ha da questa speranza di storia d'amore. Un paese per 10 minuti in sciopero, cioè tutti fermi con gli uffici, tutti a sentire la storia di Simone. Il fiato sospeso e poi ragazzi, tutto il commento. Ragazzi, mandiamo tante energie positive. Oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. E al telefono c'è Eli. Ciao Eli. Ciao Pinocchio. Ciao. Pagoda. Pagoda. Allora ciao. Eli in realtà non ha un problema d'amore, però ha un ci sottopone una tematica che secondo me è interessante. Facciamo così Eli, parla tu e di tu quello che vuoi, così io non sbaglio e non dico cose che magari non vuoi dire. Sì, nel senso io ho discusso, non dico litigato, solo discusso con il mio compagno riguardo il comportamento di un nostro amico comune. Un amico comune, sì. Diciamo più suo che mio più conoscente. Ok. E è il famoso caso del kiss and tell. Ok. Ovvero quelli che combinano qualcosa e lo devono raccontare. Sì, raccontare pubblicamente le esperienze sessuali che hanno condiviso con i loro partner. Sì. Esatto. Che è una cosa molto molto diffusa. Cioè è argomento siccome caldo. Io la vedo più come una cosa da ragazzini, da adolescenti che capita ho fatto questo, lo racconto all'amico, non tanto da quarantenni. Io lo trovo una cosa un po' poco rispettosa verso la persona con cui c'è stato, certo, certo, sono d'accordo. E la risposta invece è stata, ma tra ragazzi si fa così, sei tu che esageri. Beh, allora intanto non era tra ragazzi se tu eri presente, tanto per cominciare.
E no, ma perché? Perché le cose dette agli amici poi vengono dette agli altri amici, poi vengono dette poi alle circolano. Compagne. Certo. Si crea questo circolo di discussione che al giorno d'oggi, soprattutto con le tematiche del dobbiamo rispettare le persone, l'assenza di educazione sentimentale. Guarda Eli, ti vorrei dire una cosa che è interessante, perché per esempio c'è tutto un mondo che ha cercato per tentativi, come si fa sempre, l'emancipazione femminile, e ha molto cavalcato anche questa cosa, proprio perché si fosse tutti alla pari, e cioè, Sex and the City tanto parla di questo, quindi non farei una questione di genere, perché ormai su certe cose possiamo essere ugualmente rispettosi o irrispettosi, però è un tema interessante, soprattutto perché a un certo punto, tra i tanti racconti di cose mirabolanti, intime, anche di apparati, diciamo così, che di solito sono esibiti solo, finisce che poi quella persona diventa parte della vita e poi te la ritrovi a tavola, e cioè. Ecco. Sì, quello che però io vorrei semplice. Dire è che quella parità di genere poi non funziona proprio esattamente così, perché se delle ragazze si ritrovano a parlare magari di esperienze o questioni, non c'è mai quell'accezione di è una poco di buono se per caso avesse avuto un particolare piacere nel avere una relazione, no? Per cui certo. Non è più una cosa alla pari. C'è da dire che molto spesso, questa è una cosa di cui mi assumo le responsabilità, ma molto spesso quelli che se la abbaiano così è perché sono poco bravi, hanno poche dimensioni e sono poco bravi, e quindi cercano di supplire nelle loro mancanze dando delle sporcaccione alle donne o cercando di dare tutta questa narrazione a sostituire quello in cui sono manchevoli, che è uno l'educazione, due il saperci fare, secondo me. E a me quello che dispiace è che comunque gli argomenti tendono sempre lì, quello che c'è stato, quello che vorrebbe, quello che... E quello che mi dispiace è che nel gruppo di amici la cosa sembra normale. E a te dispiace che anche il tuo fidanzato sia nel gruppo esatto, di amici? Esatto, mm-hmm. Che anche da questo punto di vista non ci sia un... Guarda, bravissimo, cioè, fai quello che vuoi, nessuno metterebbe paletti. Ma tienitelo per te. Sì, o confidalo con i tuoi amici. Ma guarda, secondo me è un tema caldo, perché in questo periodo, di questo mondo di grande condivisione, i confini sono veramente molto labili. Sì, quindi infatti, non c'è una risposta univoca, probabilmente. Dava proprio questa accezione per la quale poi di queste ragazze questo ne parla nel momento in cui queste magari si sono divertite e sono state a proprio agio, allora sono delle sporcaccione. È questo un po' il concetto sì, che dispiace, ma infatti nella che è proprio tipico di chi poi le abilità sue sono molto limitate, certo. Per cui si porta avanti in questo senso. Pensa alla disgrazia di queste di farselo. Ma detto questo, ti capisco molto bene Eli, è un tema grande, sono contenta anche solo di averlo un po' citato, sì. E ne abbiamo parlato, Diego ha detto molto giustamente il suo punto di vista, lo lasciamo lì, poi magari arriveranno messaggi, magari no, però mi ha fatto molto piacere sentirti Eli, grazie mille. Grazie anche a voi. Un bacione. Ciao. Mi è sembrato il paradiso. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:49, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Che puntata, che temoni. Sono arrivati una valanga di messaggi al 347-342-5220, ma veramente tanti per Simone. Sì, parto da questo. Ciao Pinocchi, sono entrata in macchina e ho sentito di Simone, ma non ho capito bene l'evolversi della situazione. Ho capito che domenica forse si vedano. No, riaggiornatemi, vi prego, sono uscita troppo tardi dal lavoro. Hai capito bene. Hai capito bene, sì, si vedono. Domenica si vedano. E si vedano! E poi tutta una serie di messaggi di cioè, questo tenore. Cioè, lei smonta alle due e lui la va a prendere e la porta per un picnic. La sua idea è di fare la spesa 10 minuti prima che lei smonti e poi... O dire magari prepara, perché lui è bravo a cucinare, per cui può essere che prepari qualcosa. È vero. No, ma come sono felice, ragazzi. Sono stata in macchina chiusa dentro a ascoltare Simone in garage al buio. No, sono felicissima, mi ha svoltato la giornata. No, vabbè, ma io sono contenta come se fosse mio figlio. Cioè, bravo Simone, bravo. Mi raccomando, sabato sera resta a casa, non andare in giro
giusto, con gli amici a imbriacarti, a fare il cretino. Stai a casa, bello, che almeno fresco, domenica, brava, sei a posto. Brava. Giusto. Mi sono emozionata, mi è scesa una lacrimuccia. Ancora uno. No, vabbè, ma ragazzi, qua io sto volando altissimo. Devo scendere dall'auto per andare a ma tenere no, la mia lezione di Pilates, ma Simone, ti porto nel cuore. Felicissima. No, gran finale di stagione. Aspettiamo, infatti, però infatti, cominciamo a goderne. È già un finale di stagione il fatto che ci sia una partecipazione così sentita alle vicende sentimentali di un ragazzo che nessuno conosce, perché poi non sappiamo neanche che faccia abbia e sembra sempre che uno si possa appassionare solo a quello che vede sui social o in televisione, e invece guarda la radio. Ma vedi tu? It's you. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:06, Radio DJ, che puntata! Oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Vai con quel messaggio. Ma no, ragazzi, porca vacca, sono uscito adesso da un colloquio di lavoro, è andato pure male. No. E ho fatto tardi, mi sono perso tutto. Ma cos'è successo, Simone? Aggiornatemi. Allora, non sei l'unico. No. Della cassiera del supermercato, escono domenica, lui punta a un picnic a Villa Torlonia. Ci sono dei gruppi che andranno a far finta di passeggiare a Villa Torlonia. Dei figuranti. Cercandoli. No. Allora, c'è da dire, dice, non potete spostare a lunedì Progetti d'amore, non, è troppo lunga arrivare. No, ragazzi. È vero, così, però è così. L'attesa fa parte anche dell'amore. Brava. Sì. Comunque, brava. Ecco, perché per aggiornarvi in fretta e in maniera sintetica, lei a un certo punto ha preso un'iniziativa. Perché sì, se no. Sì. Gli ha richiesto il numero. Allora, a proposito di attese e di inquietudini, c'è Fabio al telefono. Ciao Fabio! Ciao. Allora Fabio, dopo un lungo letargo di 2 anni, finalmente esce con un ragazzo. Oh! Ma tipo stasera? Stasera. Per cena, tra l'altro, no? Vi vedete sì, a cena? Esatto. Ok. Ok. Domenica vado a Torloni anch'io. Adesso pensiamo a te. Pensa però a te, infatti. Concentrati sul tuo. Ma vi siete già incontrati di persona? No. Ok. No. Ok. Però hai idea di come è fatto? Sì. Foto? Sì, sì. Okay. Sì. Hai sentito già la sua voce? Sì. Okay. Video chat, videochiamate lunghe. Ok. Allora, vabbè, dai. Incontriamoci. Bene, esatto. Bene. Andate a cena in un posto che hai scelto tu, un posto che ha scelto lui? L'ha scelto lui. L'ha scelto lui e dovrebbe essere un posto carino che ne avevo già sentito, ma non c'ero mai stato. Ok. E niente, quindi stasera andiamo. Come ti vesti? Non lo so. No, non hai neanche un'idea? No, Fabio, sono le 18:08. Vai all'armadio. Infatti sono praticamente nel parcheggio di casa e quindi adesso scendo e inizio a prepararmi. Ok. Non lo so, non troppo impegnativo. È un posto, se parliamo di Roma, per cui è un posto con tavoli fuori, tavoli dentro. Oddio, non lo so. Perché se che clima c'è lì? Non fa troppo freddo, non fa troppo caldo. Cioè, io sono stata a Roma da poco nel weekend, ci sono tanti posti con i tavoli fuori. Però Roma tira un attimo. Che tira un vento che ti apre. Quindi una felpina la porterei. Felpina, sì. Una camicia pulita, camicia. In ordine. Camicia polo, tu sei più di genere polo? Non lo so, forse. Oddio, non sa che genere è. No, vedi, pensavi camicia. Pensavo camicia. Perfetto. Non fargli tu delle opzioni multiple. Per carità, no. Vai, metti la camicia. Okay. Camicia, ma non forse è un po' troppo formale? Ma cosa dipende. Metti? Un monospalla in licra? No, io metterei una camicia. Ma è una camicia inamidata? No, ok. No, gemelli, spalla, no. Ecco, magari camicia non coi gemelli. Sì, una camicia. Camicia. Ok. Fabio, okay, una camicia normale, perché formale? Perché forse non ce le ha. Preferisci una t-shirt? Ti senti più a tuo agio? Sì. Allora metti la t-shirt. Ma non, allora Fabio, sei tu a guidare, eh? Ok.
tu ti devi mettere delle cose con le quali sei comodo. No, tra l'altro cose che hai nell'armadio, cioè non è che devi per adesso ti diciamo camicia la vai a comprare. Cioè, no, non ne avrei il tempo. No, ma poi non serve. Cioè, devi conoscere chi sei, non no, un'altra. Infatti. Allora, no, una cosa semplice. Ah. Okay, una cosa semplice. Sì, assolutamente. T-shirt, dopodiché jeans, okay, e Converse, okay, e via. Ottimo. Okay. Una felpa la portiamo o un piccolo sì, giubbino? Hai un profumo, sì, hai un profumo che è dalla tua parte? Un buon profumo? Sì. Okay. Non esagerare. No, no, Fabio, no, no, no. Appena appena, ti prego. Sì, 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 no, 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 no. Ok. Barbe, non barbe, queste cose qua come siamo? Barba, sì, barba. Ok. C'è un lavoro adesso geometrico. In ordine, in ordine. Esatto. Infatti adesso magari una sistematina. Una lavata, una freschezza. No, la lavata, sì. Sì. Sopra e sotto, per scaramanzia. Sì, sì, così. Che non si sa mai. Ok. E, che altro ci serve? Niente. Ah, basta. No, questo ti vorrei dire. Non devi, non sei, cioè non ha pagato un biglietto lui per essere intrattenuto. La cosa infatti difficile dei primi appuntamenti è reggere i silenzi, che in un secondo di silenzio sembra oddio lo annoio, oddio si è rotto, oddio. No, cioè siete per conoscere. Ma io parto al contrario, cioè che io magari inizio e parli a manetta, ecco, a macchinetta. Fabio, secondo me devi modulare un pochino questa cosa perché essere anche delle persone che ascoltano è importante. Giusto. Ok. Sì, sì. No, mi rilasso ora. Ti rilassi, rilasso. Okay, non sì, ridi isterico perché ti conosco. Esatto, esatto. Amore, tu pensi un esatto concetto lo dici tu, poi un concetto lo ascolti. Sì. E aspetto. Fai delle, anche delle affermazioni che finiscano con dei punti di domanda, capito? E poi a quel punto aspetto dare della risposta. E anche sì, non dire che l'hai così ascoltata. Esatto. Ok. Non bevi il giusto. Sì. Ecco, lì è un casino, è un casino. Ma finché reggi, Fabio, dai. È un ordine, è un imperativo. Mangia, da, se bevi, vale, mangia. Però noi da quale pulpito? Lo so, quello, dal pulpito di quelli che c'è passata. Per parlare, ok. Sono anche a dieta, quindi mangio anche poco. Ok, vabbè, senti Fabio, ci sentiamo martedì fisso. Sì. Oddio. Dai, dai. No, vabbè, però. Sprizzi sicurezza in te stesso da tutti vero i pori, sei intelligente. È vero. Appuntamento a martedì, ok? Oddio, ok. Dai, okay, dai, divertiti. Va bene, Fabio. Ok. Sì, no, ma io mi tranquillizzo e mi diverto. Bravo. Un bacione. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao. 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 Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Entusiasmo per i brani musicali di stasera, 18:15, Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Allora, c'è un grande entusiasmo nel pubblico di questa puntata perché ci sono tutta una serie di cose positive. Simone incontrerà la cassiera nel weekend, detta la cassiera, ma perché non sappiamo il nome. Non... Certo. E, addirittura c'è gente che dice, ragazzi, ma Villa Torlonia, a Roma o a Frascati? Perché dividiamoci. No, allora, essere... però ragazzi, secondo me invece dovremmo decidere tutti insieme che non si va. Perché ma non è, che è può... vero, ma vanno e passano. Passa, va bene. Non è che può lui star là. È difficile individuarli. Lui è un ragazzone e lei è una ragazza con i capelli corti tatuata. Allora però è piccolo così, vale. Vabbè. No, non è detto, però insomma diciamo che su quest'onda di partecipazione di tutti alle storie degli altri, giustamente Veronica dice avrei tantissimo bisogno di queste vibrazioni positive di Pinocchio. Veronica, buonasera. Ciao ragazzi, sono agitatissima. Ciao. È anche matta col fischio Veronica però Ma scherzi Allora lei per poter rincontrare un ragazzo francese conosciuto a gennaio ha pagato a un coach per riconquistarlo. No, stupenda. Allora sì, sei un genio dei soldi spesi ma sì. Ma il coach è proprio persino noi batti persino noi. Ma era specializzato in riconquistare i tipi e le tipe? Non ho capito, scusa. Cioè era specializzato nel riconquistare l'ex? Questo coach? No, chi? Sì. Così ti ha detto. Come l'hai trovato, scusa, per capire, perché ci sono dei coach che dicono ti insegno a riconquistare una persona? Beh, allora, in realtà, diciamo che un po' quando l'avevo data per persa, cercando
molti contenuti che riguardano magari la crescita personale, come ho fatto nell'ultimo annetto, mi sono imbattuta, forse non proprio per caso, in questi siti che mi lantano: riconquista il tuo ex, non scrivergli, non rispondergli. Veronica, prima che tu attribuisca alle stelle, alle magie, è l'algoritmo che ti legge e ti per quello che cerchi ti propone. No, lo dico. Beh, sì, ok, ci sta, ci sta. Allora, niente, navigavo un bel giorno finché ho detto, perché no, tanto le sto provando tutte, se è proprio vera questa cosa, perché no? E quindi hai pagato questa persona, che cosa, che tipo di consigli ti ha dato? Beh, intanto è tutto un programma che riguarda proprio anche la crescita personale, infatti dietro c'è tutto un protocollo che riguarda proprio anche, a parte la riconquista, che secondo me è una cosa secondaria, riguarda proprio... Male. Sì, sì, beh, naturalmente non è che loro, come ti posso dire, sì, ok, la cosa che ti prende è riconquista il tuo ex, eccetera, però dietro, quando poi effettivamente tu parli con la persona in videochiamata dove fai una consulenza vera e propria, ti dice un po' tutto il percorso, come è sviluppato, ma principalmente fa in modo che tu riattivi la tua vita, nel senso, ok, la rottura, però... sappi che puoi aumentare la tua vita sociale, devi vabbè, un po' quello che facciamo noi gratis qui tutti i martedì, fondamentalmente. Però a parte questo, Veronica, la mia domanda è: ma l'hai riconquistato? No, ancora no, da poco che mi sono imbattuta in questa cosa. Ok, quindi siamo all'inizio di questo protocollo. Sì, sono all'inizio. Okay. Sono all'inizio. Però sei carica? Carichissima. Brava. Diciamo che lei è stata lasciata da lui, dal francese. Certo, ma i francesi fanno così. Diciamo che l'obiettivo principale, mi sembra di capire, che l'abbia capito anche tu, è principalmente riconquistiamo la nostra autostima. Poi vedremo il resto. Sì, sì, ma allora quella è un processo che ho fatto ancora prima di conoscere lui, ma più che altro... Però poi lui, quando l'ha lasciata, lei l'ha persa. Certo. Okay. un po' sì, perché no, ma ragazzi, no, io ho vissuto una favola, io ho vissuto un film. Non so se avete presente la serie TV italiana che hanno dato qualche mese fa, che è uscita, che si chiama Odio il Natale. Sì. Magari la Vale la conosce. Certo, ecco, che la conosco. Infatti è dei tre, è quella che la conosce. Parlava di te? Ecco. Eri tu. Allora... io l'ho vista sotto Natale, perché io, scusatemi, ma odio il Natale veramente. Ok. E l'ho vista perché ho detto, è la mia... Ed è ambientata così. A Chioggia. Ah. È ambientata a Chioggia, che se non l'avete mai vista, Chioggia nella Chioggia vostra vita. Chioggia è bellissima, la protagonista è una ragazza molto impacciata che quasi non crede più nell'amore, che poi non svegliamo troppo. Oh, però, Veronica, insomma, Veronica. Mamma mia, Veronica, sei veramente una di noi. È stupenda. Non hai un verso, amore. Non hai un verso. Ma sapete il bello che cos'è? Perché sono carica. Io per caso, siccome l'ho conosciuto sulle dating, ci siamo incontrati a Chioggia. E dopo un mese che io avevo visto la serie TV, e quindi ho visto Chioggia ancora sotto il periodo natalizio, con le luci, eccetera. Lui, bello, come il sole, che ve lo dico a fare, che parla francese. Figurati, una vita fottuta. Figurati. Senti, allora facciamo una cosa, Veronica, noi ti seguiremo in questo processo, per cui teniamo il tuo numero e ci riaggiorniamo tra una o due settimane, vogliamo un po' di aggiornamenti, ok? Sì, anche perché tra l'altro dovrei essere proprio nel pieno del momento della riconquista. Dirci altro. Non dirci altro, c'è un pezzettino per volta, Veronica, ok? Sì, anche perché io non so poi i passi come saranno, ma più o meno saremo in corso. Paghi tu e facciamo il corso con te. Dai. Stupendo. Un bacio. Ragazzi, incrociate per favore anche viva le dita dei piedi, viva per Chioggia, me, viva Natale. Con tutta me stessa. Anche noi. Un bacio, amore. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio.
18:32 Radio DJ. Allora, queste erano Shakira e Cardi B. Cardi B ha vinto con l'abito più grande ieri sera al Met Gala, sì, gigantesco. Non abbiamo commentato, no. Vuoi farlo domani? Sì, magari domani. Diciamo questo. Con Manuel. Sì, perché no? Cardi B ha vinto, non una gara di buon gusto, diciamo. Vabbè, ha puntato sulle dimensioni dell'abito, ecco. Cosa su cui avrei potuto scommettere anch'io, sinceramente. E tupè. Sì. Comunque, non un'edizione di cui parlare lungamente. No, ecco. Però se lo facciamo con Manuel ci divertiamo. Vabbè, parliamone male, scusate. Allora, a maggior ragione con Manuel. Perfetto. Invece oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Voglio essere molto coccolosa con la Lorenza. Lorenza? Ciao, ciao, Pina, ciao, ciao. Ciao. Allora, Lorenza, che bello sentirvi. Amorosa. La Lorenza ha una lavanderia, è lì che fa le sue robe, ci sente e ci pone una questione che, siccome è delicata, vorrei che la raccontassi tu, se ti va, Lorenza. Così dici quello che ti va, quello che non ti va. Allora, sì, io sono sposata da 7 anni quest'anno con un ragazzo africano, senegalese. E avete due bambini, no? Sì, abbiamo due bimbi piccoli e in questo momento stiamo attraversando l'ennesimo periodo un po' di crisi perché tra tutto è mancata anche la mia mamma all'improvviso recentemente. Io sento proprio il bisogno di avere un appoggio che non ho da parte sua, sia emotivo sia poi pratico, soprattutto nella condivisione, cioè quello che mi manca è la condivisione. E le volte che espongo questo problema e questo bisogno, cioè dall'altra parte trovo un muro totale. Quindi sono arrivata al punto che mi chiedo che senso ha andare avanti, perché le cose non sono come... Ti senti sola in questa relazione? Sì. C'è da dire però che... Allora, due bambini piccoli, un lavoro con un negozio, degli impegni... La mancanza di mamma, che sicuramente, cioè, sono tutta una serie di elementi che probabilmente metterebbero in crisi la coppia più solida. Ecco, questo lo dico prima di qualunque altra cosa, nel senso che sulla bilancia vanno messe tante cose, perché altrimenti c'è il rischio, poi invece magari è così, però c'è anche il rischio di dare troppa responsabilità a questa persona, che poi metti anche che decidi di allontanarti o di prenderti una pausa o quello che è, poi in realtà scopri che non è quella la cosa che ti manca, hai capito? Sì. C'è da dire effettivamente che... è un periodo molto tosto, molto sì. Guarda, io, siccome per ragioni personali conosco la dinamica di matrimoni misti, peraltro anche con origini simili, siccome l'hai citato, giustamente uno si può domandare il perché, no? Non si vogliono fare dei luoghi comuni, ma è evidente che l'origine culturale ha sempre una matrice nel modo in cui siamo, per forza di cose. Mi domando anche quanto, appunto, questa cosa sia veramente la cosa decisiva in questo muro che trovi. Cioè, quello che voglio dirti è: esistono delle questioni culturali che non ti vengono, cioè per ragioni culturali certe cose non le impari, certo. Non le sai, perché da dove vieni non si fanno. Infatti, noi lo dico, lei dice, lo giustifico, perché capisco che non ha strumenti né linguistici, perché non parla, non è padrone dell'italiano, esatto, ma soprattutto non è mai stato allenato all'empatia. Ok, e questo è una, si parla di formazione, senza voler generalizzare, che è la cosa più stupida fare, no? Però di base io quello che mi sento di dire è che se da una parte tu puoi avere un'esperienza di amiche o di amici, Diego, però insomma di base di questa persona ti sei innamorata e hai deciso di sposarlo e hai deciso di farci dei figli, quindi di quella persona tu in questo momento la cosa più importante è che recuperi quella motivazione, quella dimensione, cioè nel momento in cui non si parla di, non stiamo parlando di una situazione nella quale sei maltrattata o, cioè, quindi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un momento in cui tu sei molto provata in generale e oggettivamente dalla vita, dalle circostanze,
dall'altra parte, se c'è uno sforzo che puoi fare, è quello di recuperare questo rapporto per poi decidere quello che vuoi decidere. No, ma infatti quello che volevo dire, scusami, era che dopo questo tempo lo sai tu, dentro di te secondo me lo sai quanto poi fa la differenza la persona che o non vuole acquisire degli strumenti che non, magari non gli sono stati dati dalla sua provenienza, oppure non, proprio non è capace, non ce li ha, ma quello prescinde anche dalla provenienza. Torniamo al discorso di mi innamoro di un batterista, mi ci fidanzo e poi però se va in tournée muoio di gelosia e gli vieto di andare a suonare. Hai capito cosa intendo dire? Sì, certo. Sì, la cosa che mi spiace è che io, cioè, riesco a vedere, a sentire la sua difficoltà anche nel relazionarsi con me, soprattutto in questi momenti. Cioè, vedo che lui fa fatica, però è il modo in cui poi sfoga la sua fatica, generalizzando lui. Cioè, tu sei, hai ragioni da bianca, sei europea, la pensi così, io non diventerò mai così, non sarò mai così. Cioè, non vedo passi nei miei confronti, un minimo. Che però sono gli stessi forse che fai tu, anche solo mentalmente. Di base, secondo me, è che diventa un definirsi continuamente che non serve. Sì, quasi una situazione di stallo che andrebbe va superata. Superata, magari con l'aiuto di qualcuno, Brava. Sì, anche quello è un punto abbastanza difficile da trattare all'interno di questa coppia. Immagino perché appunto No, perché poi i pezzi che mancano, se mancano veramente, servono a una persona per essere felice, quindi una persona che ami comunque vada poi la storia, no? Di sbloccare certe cose per darsi degli strumenti. Sai, se lui ti dice sei europea, la risposta è sì, come se tu dici a lui sei africano, la risposta è sì. Certo. Cioè, non stiamo più dal primo giorno. Questioni, non siamo modo, più certo, però non stiamo più trattando qual è il motivo e il probabilmente è brava. Senti, guarda, io mi rendo conto che figurati se io, Diego Lavalle, possiamo darti delle risposte, però mi piaceva poterti parlare, poter far venire fuori questa, che è una questione che secondo me riguarda anche tante altre persone. Aspetta, sempre di più poi. E che delle volte anche solo sentirsi ascoltati e tirare fuori le questioni. Sappi, Lorenza, che siamo qua e che quando vuoi chiamarci noi ci siamo. Grazie. Questo è quello che possiamo fare. Va bene, tesoro. Mi avete già aiutato a fare un po' chiarezza anche su questo. Coraggio, Topina, che è un momento difficile, ma le cose passano, ok? Grazie, un bacio enorme. Ciao. Ciao. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:42, Radio DJ. Mamma mia. Sì, stasera pezzoni pazzeschi più che mai. Allora, rispetto alla telefonata di Lorenza di poco fa, arriva qualcuno che dice succede anche a me, anche se siamo entrambi italiani, quello di sentirsi soli all'interno di una relazione può essere un periodo. Può essere un momento. Scrive anche Bea dicendo: potete dare il mio numero di telefono a Lorenza? Sono anch'io sposata con un ragazzo senegalese, anch'io coppia mista, vorrei darle un paio di consigli. Per cui volevo chiedere a Giada se puoi dare a Lorenza il numero di Bea. Grazie. Grazie mille. Grazie anche Bea, soprattutto. Sì, grazie Bea. Abbiamo la Mari al telefono. Mari, buonasera. Ciao Pina, ciao ragazzi. Ciao. La Mari è in fibrillazione. Dimmi tutto, Valentina. Cosa succede? Dimmi tutto. Di più. Allora, tu sei in partenza, giusto? Perché ti ricongiungerai con la tua fidanzata, con la quale stai da 8 mesi circa, e che in questi 8 mesi hai visto solo 3 volte? 3 con questa che sì, l'ho vista solo 2 volte. Ok. Beh, stupendo. Oddio, vista di persona, perché poi ci si vede in videochiamata tutte le sere da 7 mesi e mezzo. Certo. Ma vi siete conosciute a distanza? Sì, ci siamo conosciute tramite una app. Ok. Nel giro di un mese era amore. Ok. Poi vi siete viste? Esatto, io ho fatto un biglietto per partita per il Brasile dopo 2 mesi. Mamma, eri pazza d'amore. È proprio quella cosa della canzone, che la lontananza è come il vento. Sì, ragazzi, una cosa così. Tutte le mie amiche, sei una pazza, dacci il tuo contatto, dici dove sei, dici con chi sei, costantemente. Sono partita da sola per il Brasile per incontrare questa persona che, insomma, per me era già l'amore della mia vita, almeno sulla carta, e sono stata lì
8 giorni, 10 giorni la prima volta, dopodiché a marzo è venuta lei per 3 settimane e ora parto per il Brasile e passo altri 10 giorni con lei. Che sogno! Stupendo! Ragazzi, io non lo so, sentivo i messaggi della trasmissione e non lo so, ero in fibrillazione perché io sono emozionata. Ma credo. Si sente che la Mari è proprio in quella situazione in cui si invidia da sola. Quando io prendo i biglietti per il Giappone mi invidio da sola, mi metto lì nel divano e gioco da sola a invidiarmi. Cioè, veramente, ragazzi, vai, sì. Oddio, beata tutto, te, lo so. Adesso è tutto, no, non si va da nessuna parte perché i soldi vanno solo nei biglietti. Certo. Non si mangia. Già niente per mesi, non importa. Vivo da povera perché devo fare. Ma perché per vivi d'amore e d'aria fresca, cara la mia Mari. Assolutamente sì. Senti, meno male che ho su qualche chilo in più, così posso dire ho bisogno di dimagrire, quindi non mangio. No, vabbè, no, niente, tutti dei viaggi. Senti, dimmi quando parti alla fine. Allora, io parto sabato, niente, poi arrivo. E quanto ti fermi questa volta? Allora, in totale sono in Brasile 15 giorni, ma con lei solo 10. Ah, ok. Perché, vabbè, non vi spiego che giro del mondo farò. Ok, va bene, diciamo, non abita vicino all'aeroporto, ecco. Ok. Arrivo a San Paolo e lei abita nel nord-est, quindi altre 3 ore di volo, però non importa. Non importa, va bene così, poi quando torni ci fai sapere. Ti prego. Sì, ok. Va bene, dai, ci rivediamo a fine maggio. È stata proprio un'iniezione di entusiasmo. Sì, grazie, buon viaggio. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ciao, bella. Grazie. Ciao. Ti abbraccio, ciao. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Questa settimana in regalo il libro di Diego Passoni e Nicola Macchione, Pene, maschile plurale. A chi va? A Giovanni, che come progetto d'amore ha quello di far innamorare il suo collega. Ah, ok. Vabbè, coraggio. Coraggio. Vabbè, con calma. Poi allungargli il libro che comunque parla di maschi, tra maschi, di cose che di solito i maschi tra loro non si dicono. È un libro che nasce dal podcast di 2 anni, Cazzi Nostri con Nicola Macchione. Sono casi clinici, sono tutte storie anonime di casi clinici di uomini che si sono presentati allo sportello medico di Nicola Macchione, dietro ai quali non c'era solo una questione fisica, anzi a volte non c'era proprio, a volte c'era anche la questione fisica, ma comunque l'origine di tutto era una questione culturale. E quindi lavoriamo cercando di decostruire quell'unica idea di maschio nella quale siamo ingabbiati. Che è anche molto faticosa da sostenere. Ma infelice, infelice. Mentre molto felici sono i passerini e le passerine che il martedì seguono progetti d'amore. Vado! Progetti d'amore da Miriam e Arianna. Stiamo andando a danza e vi stiamo ascoltando. Ciao. Ciao, sono Tommaso. Sto andando a calcio. Progetti d'amore. Progetti d'amore. Eter ha 4 anni. Vive a Semestan. Valle. Data. 5 anni di ascolto con la mia mamma e con la mia sorella. Ciao. Progetti d'amore, sono Caterina da Firenze. Si sente, Caterina. Progetti d'amore, sono Anna da Firenze. Sto accompagnando mia sorella ginnastica ritmica. che ciao. Progetti d'amore, Rebecca. Progetti d'amore, sono Cinzia, 4 anni, Piacenza. Progetti d'amore. Ciao Pinocchi, da Margherita e da Papà Andrea. Progetti d'amore. Ciao da Edoardo. Che cosa?
Che cosa? Vedo ci manchi. Ragazzi, apprettatevi a prendere i biglietti per lo Speaker Corner perché stanno esaurendosi. Sarà un'edizione, che ve lo dico, speciale. Speciale. Come speciale è questo pezzo di Eric Clapton. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. È stata una puntata stupenda. Non vedo l'ora che sia domani. Grazie a tutti e buona serata. A domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!